Vincenzo Caputo SRL è da 1930 che opera nel settore della frutta secca e degli snack salati. L'azienda oggi è la terza generazione, è nata come un'azienda con produzione e coltivazioni tipiche locali, quindi con la lavorazione della noce Sorrento, la nocciola di Giffoni GP, che sono un po' i prodotti tipici della nostra terra. Noi ci troviamo in Campania, in provincia di Napoli. Poi negli anni l'assortimento è cresciuto, abbiamo ampliato con prodotti, diciamo, di frutta secca classica, aggiungendo lo snack salato, che è un altro che ci ha permesso un po' di destagionalizzare la nostra offerta. E poi ci siamo, però abbiamo sempre dato una priorità e importanza a quello che è il Made in Italy del prodotto italiano. Quindi oltre alla nocciola di Giffoni siamo la prima azienda che ha lanciato prodotti italiani con le mandorle siciliane, il pinolo laziale, e quindi abbiamo ampliato l'assortimento, cercato di abbracciare un po' tutto quello che sono le nuove esigenze del consumatore. La linea che abbiamo lanciato negli ultimi anni è la linea Feel Good. Sono dei misti di frutta secca disidratata, studiati ed elaborati per dare degli apporti nutritivi al consumatore. Tutto questo poi deve essere però supportato anche da studi scientifici con analisi sul prodotto, che possono poi così garantire il consumatore con dei claim nutrizionali che siano veritieri. Siamo andati anche oltre, targettizzando ancora di più l'offerta con la linea Family Ben. Sono degli snack monoporzione da 30 grammi, che è la dose giornaliera consigliata dai medici per il consumo della frutta secca disidratata. Lanciato dei prodotti che sono stati ideati sia per l'uomo che per la donna che per il bambino. Uno infatti dei temi su cui il consumatore è molto attento attualmente è quello dell'obesità infantile. Infatti con questa linea abbiamo cercato di dare un'alternativa alla classica merendina oppure il prodotto pieno di dolciume oppure il prodotto che ha una troppa concentrazione di zuccheri. Inoltre un altro segmento che viene coperto dalla nostra offerta è quello del segmento premium. In effetti abbiamo due linee dedicate a questa particolare esigenza, sono la linea Selezione Oro e la linea Che Bella Italia. Selezione Oro è composta da dei prodotti che sono stati selezionati, che hanno un alto valore aggiunto, mentre la linea Che Bella Italia abbiamo selezionato, siamo stati i primi a lanciare una linea composta da frutta secca 100% italiana che viene selezionata regione per regione. Posso annunciare che nei prossimi giorni stiamo per lanciare la nostra nuova linea biologica, formata da quattro prodotti: nocciole, noci, mandorle e pinoli. Abbiamo cercato di unire l'esigenza e quindi la richiesta di biologico con quello che è il Made in Italy. Infatti tre quarti dell'assortimento è formato da prodotti di coltivazione biologica italiana. Quindi il biologico ha, lo dice il mercato, attualmente è imprescindibile per un'azienda non offrire prodotto biologico. Si dà al consumatore la ricerca comunque di garanzie, che sia dal punto di vista della salubrità che quello della salvaguardia dell'ambiente. Quindi è doveroso anche per un'azienda come la nostra cercare di fare una selezione sulle coltivazioni che possono garantire un prodotto biologico sicuro e sano per i nostri consumatori. È molto importante per i due attori, che sono la distribuzione e la produzione, poter avere un maggior rapporto di partnership, dove ci sia una condivisione delle informazioni in maniera leale e concreta. Questo può essere un volano di crescita fondamentale che può aiutare sia il nostro lavoro che quello dei nostri clienti. Facciamo anche iniziative sui punti vendita, all'interno dei punti vendita. Per quanto riguarda la frutta secca in particolare, un grosso lavoro è stato fatto anche dal Nucis Italia, con un'associazione che è composta da tutte le aziende della categoria. È un'istituzione che divulga, soprattutto anche nei punti vendita direttamente, il messaggio del benessere della frutta secca. Tutto questo ci ha permesso negli anni di poter destagionalizzare il consumo di questo prodotto e far capire, far conoscere al consumatore tutto quello che sono i valori nutrizionali della frutta secca, e quindi uscire da quell'ottica di prodotto adattamente calorico e quindi che non può essere mangiato, ma vengono consigliate delle dosi giornaliere, i 30 grammi di frutta secca al giorno, che fanno bene e apportano e fanno bene anche, diciamo, non apportano un aumento di peso, e quindi questo è stato molto importante per tutte le aziende del settore.